La chirurgia robotica entra in Marche Nord dalla porta principale. Strumentazione all'avanguardia con il robot Da Vinci del costo di 2 milioni e 300 mila euro e come capitale umano con l'arrivo del neoprimario Alberto Patriti, professionista di fama mondiale che ha raccolto la pesante eredità di Zingaretti. 43 anni, proveniente da Spoleto, dove i suoi pazienti sono in lutto per la sua dipartita. Vero guru di questa tecnologia. È una scelta molto forte, fatta in tempi strettissimi, che trasmette appieno quello che è l'immagine e il ruolo che Marche Nord deve avere nella sanità marchigiana, ovvero siamo un baluardo rispetto alla mobilità passiva verso nord, un luogo di grande eccellenza e qualità che dice, che racconta a tutti i marchigiani che possono trovare nella loro regione risposte adeguate al loro bisogno di salute. I pazienti destinati a questa nuova frontiera della chirurgia non invasiva sono pazienti difficili, dice il neoprimario, dove in passato la laparoscopia non poteva garantire margini di successo e quindi si doveva operare a cielo aperto, con un notevole allungamento dei tempi di remissione del paziente e maggiori rischi in sala operatoria. Lo stesso primario evidenzia la velocità con cui si è potuto mettere in moto questo nuovo servizio, frutto della disponibilità e l'alta competenza di tutta l'equipe. È un cambiamento che coinvolge non solo l'aspetto tecnologico, chirurgico, ma tutto l'ospedale, perché anche gli infermieri, gli anestesisti, i chirurghi, tutti si adeguano a questo nuovo sistema che è volto a rendere più fisiologico l'intervento chirurgico. Il paziente non deve neanche accorgersi di essere stato operato. Quindi può rimettersi in piedi, ricominciare a mangiare lo giorno stesso dell'intervento e tornare a casa il più presto possibile. Anzi, è lui che deve chiedere di tornare a casa.